tutta la relazione con il Signore è in questa conoscenza, in questa fede, che poi alla fine sono sinonimi, o se vogliamo mostrano un processo, un cammino di fede che gli apostoli hanno compiuto come ogni cristiano. Credere e conoscere. E conoscere non soltanto intellettualmente, se non sulla scrittura, la conoscenza è sempre esperienza, è sempre un'intimità profonda, è un essere uniti, matrimonio, che coinvolge la carne perché sia riempita dello Spirito Santo. Tutta la catechesi sul corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, tutta la catechesi di Cafarnao, giunge a questo epilogo, che tutto ciò che il Signore ha detto non può essere inteso, non può essere compreso, preso con noi, accolto, non può diventare il fondamento della nostra vita, non può diventare la nostra vita senza lo Spirito Santo. È un linguaggio molto duro. Loro, i discepoli, avevano capito bene che cosa significava tutto questo, perché l'Eucaristia conduce al martirio, non può essere diversamente. Sarebbe una contraddizione profonda. Qui si potrebbe aprire una parentesi molto grande sul grande tema della comunione alle persone, per esempio, divorziate, eccetera. Perché essere una sola carne con Cristo, dire Amen ogni giorno al corpo, al sangue di Cristo, significa dire Amen all'essere crocifissi, al dare la vita fino alla morte. Non significa altro. Significa accogliere un amore infinito, sconvolgente, per me oggi, che non ho nessun diritto di essere amato così. Significa accogliere, e questa è la prima parte della durezza di questo discorso, perché mette nella verità tutti noi, che abbiamo bisogno di mangiare il corpo e il sangue di Cristo, abbiamo bisogno di mangiare questa misericordia, abbiamo bisogno che questa misericordia ci raggiunga ogni giorno e ci ridia vita, perché sennò saremmo morti nei nostri peccati. Ed è un amore sconvolgente, un amore che non ha paragoni, neanche l'amore di una madre, perché l'amore di una madre è per carne della sua carne. Ma chi ha distrutto questa relazione, chi ha rifiutato questa relazione, diventa oggetto di un amore simile a quello di una madre. Uno che non ha voluto, uno che ha ucciso, l'amore al nemico, il servo di Yahweh, che appare in Cristo. Ma chi mangia questo è trasformato in questo. Non è soltanto essere perdonati, perché il potere del perdono di Dio è rigenerarci in quello stesso perdono. Questo è il segno più grande, questo è il mistero pasquale, la morte e la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Non è soltanto vivrò dopo la morte, benissimo, per cui di fronte a una persona morta io ho una consolazione, ma quello ha relazione ed è credibile, diventa fede, perché è l'esperienza di uno che era morto per i peccati e ritorna alla vita. Per cui dove era disonesto diventa onesto, dove era incapace di vivere in castità diventa casto, dove era chiuso alla vita si apre alla vita, dove non poteva perdonare perdona, dove era attaccato ai soldi è libero dai soldi, dentro un combattimento, dentro una debolezza, dentro un vaso di creta friabilissimo che siamo tutti noi, ma c'è questa vita, e questo è qualcosa di enorme. È chiaro che diventa duro, è chiaro che chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora in me. E che vuol dire dimorare in me? Che cos'è questo dimorare nel Signore? Che è duro, come è duro il matrimonio, come è dura la vita religiosa, perché significa stendere le braccia per il fratello, per la sorella, amare mia moglie, amare mio marito, amare i miei figli, amare la sorella che vive con me, significa consegnare me stesso completamente, quando l'altro mi fa del male, quando l'altro mi toglie la vita, quando l'altro invade i miei territori. Ma questo è molto duro, eh? Questo non, chi lo può comprendere? Chi può accettare questo? La carne no, perché la carne soggetta al peccato ha certi schemi, che sono quelli del mondo, che sono i tribunali, che sono occhio per occhio, dente per dente, che in fondo possiamo riconoscere perché è quello che è istintivamente, cioè senza Spirito Santo, viene a tutti noi. Quando uno ti dice una parola, quando una sorella dice una parola che ti ferisce, non è che gli stai, ah, non aspettavo altro. No, non è così, cioè la carne mi fa male. Se mi danno un calcio, non è che dico, ah, che bella carezza. Posso vedere in quel calcio, posso vedere in quello un piano, una volontà buona di Dio, soltanto se ho lo Spirito Santo, soltanto se ho lo Spirito del nostro Signore Gesù Cristo. Per questo dirà San Paolo, chi non ha lo Spirito di Gesù Cristo non gli appartiene, non è una sola carne con Lui. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo,
cioè del soffio, del nous, del pensiero, del discernimento del nostro Signore Gesù Cristo, la sua vita dentro di noi, dentro la carne, perché la carne in sé non giova a nulla. Se tu prendi un pagano e non soltanto un pagano, se non un neopagano, cioè uno che è anche battezzato, ma che vive da pagano e che non è iniziato alla fede, fa la comunione, non è molto diverso, ex opere operato certamente, ma queste povere opere che arrivano al di là della mia debolezza, si esauriscono nello spazio di un mattino come rugiada, perché sennò non si capisce, no? Quanti vanno a messa? E quanti ricevono il corpo e il sangue di Cristo? E come mai si divorzia? E come mai si continua a portare fratelli, sorelle in tribunale? Come mai si litiga? Come mai non ci si parla? Come mai? Cos'è questo? Come mai c'è paese cattolico l'Italia e non c'è più un figlio? Che significa questo? Al di là delle politiche di natalità, che possono aiutare a avere uno così, ma quello non c'entra niente con la volontà di Dio, alla quale tutti siamo aperti nel momento in cui ci si sposano. Siete disposti ad accogliere i figli che Dio vi dà? Sì. E allora? Ma non come un moralismo, come una legge, ma come una vita che viene da dentro. Allora c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non funziona, c'è una contraddizione dentro di noi. Allora quell'amen lo lasciamo scivolare come qualcosa di... Ma questo ci fa male. Questo fa male alle persone, fa male a tutti noi. Vivere meccanicamente un rapporto con Dio e quindi meccanicamente il rapporto con i fratelli è contro la nostra natura ed è una libertà coartata, una libertà vissuta male. Per questo alla fine questo si rivolge contro di noi. Per questo le persone non sono contente, per questo molte depressioni, perché dentro, nel fondo, vivi dentro una contraddizione che ti spacca il cuore, ti spacca la mente. Sei chiamato a una vita diversa. E questo soprattutto per noi che siamo vicini, per noi che siamo professionisti dell'Eucaristia, che mangiamo tutti i giorni il pane e il vino. E ogni giorno veniamo qui e questo dice, sapeva chi lo tradiva, sapeva se credi o no. Credi oggi, ma credere che vuol dire? Credere che in questo pane, in questa ostia così fina, c'è il corpo, il sangue, la vita di Dio, che significa? Una visione intellettuale? No. Molto di più. Miracoli eucaristici sparsi nel mondo che dicono che la tua carne può diventare capace di Dio, cioè di amare come Lui, questi martiri. Per questo Pietro fa dei miracoli, la risurrezione di Tabita. E come mai oggi non si risuscitano più i morti? Ma non significa risuscitare un morto fisico lì morto, significa risuscitare un fratello con l'amore. Molto molto grande quello che noi stiamo vivendo. Non è una pia pratica, non so se c'era bisogno nella Chiesa primitiva di un cammino lunghissimo. E non sapevano nemmeno che esisteva l'Eucaristia. Era un arcano. Cioè, dovevi fare un'esperienza, dovevi avere fede, dovevi essere battezzato per avere poi accesso al banchetto eucaristico. E poi se legge, questo sto dicendo io non è niente di strano, perché è tutto quello che prendete tutte le catechesi dei padri della Chiesa sull'Eucaristia, e sta dicendo questo, dicono questo. Poi non so come è stato convertito in un'altra cosa, in una cosa molto devozionistica che però poi dopo ha poca incidenza con la mia vita di tutti i giorni. Sì, per diventare santo, per diventare buono, ma non è quello, è qualcosa di molto più profondo, è stendere le braccia e amare l'altro. Questo è ricevere il corpo di Cristo. Per questo è duro, è durissimo, perché dico, oggi io adesso, tutte le sorelle pie e sante, vengono qui e diranno sì al corpo di Cristo. Significa che dopo, quando uscire lì facendo colazione, dai la vita, perdoni, non pensi male dell'altro, ti lasci crocifiggere, ti dicono una cosa assurda e tu... Ma è assurda, certamente. Ma un'altra volta mi chiedi di fare quello? Sì, ma l'ho fatto ieri, sì. E lo fai. E c'è una pace dentro. Santa Teresina l'ha vissuto, per dire, una che conosciamo. Ma non soltanto lei, no? Quante suore nel nascondimento vivono questo? Hanno vissuto e vivono questo. O quante madri, quante mogli, quanti mariti. Allora, la cosa grande è questa, che poi alla fine però dice il Signore, va bene, è duro, no? Allora, te ne vuoi andare? Ma dove vado? È durissimo, non ce la faccio, ho pochissima fede, ho paura, però dove vado? Alla fine io mi sono reso conto di una cosa, che l'unica felicità è questa, perché alla fine è duro, ma quello che risponde all'uomo è amare così, perché io sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Per questo le tue parole mi dicono la verità, dicono quello che io sono, quello che io veramente sono, e per questo, se vivo questo, sono felice. Non sono schizofrenico, non sono un incompiuto, è lontanissimo da me, per questo devo mangiare il tuo corpo, il tuo sangue, forse 40 anni, e forse alla fine della mia vita
potrò perdonare, potrò amare veramente, ma allora sarò un uomo. Per questo dice ecce homo. Diranno anche di te ecce homo. Ecco l'uomo compiuto, sfigurato, offerto completamente come pane ai suoi nemici. Questo è quello che abbiamo noi nel cuore. E quando arriva il sangue e il corpo di Cristo si riaccende la verità, l'autenticità, che era stata chiusa, nascosta dall'inganno del demonio. Questo è quello che si dà nell'Eucaristia. Immagina un po' che cosa enorme fare di te una persona che si fa calpestare, si fa insultare, si fa mettere da parte, facendo presente lì Gesù Cristo, il mistero pasquale. Mentre io muoio, voi ricevete la vita, portando sempre il nostro corpo la morte di Cristo perché appaia la sua risurrezione. Per questo dove può andare un prete, dove può andare una madre, una moglie, un marito, una vedova, un'anziana, una persona che non si è sposata, un ragazzo, dove può andare lontano dalla parola di Gesù Cristo, che è la parola del Padre, che è la parola creatrice e che è l'unica parola che è capace, ha il potere di ristabilire la verità, un ordine, la dignità, l'unica parola piena di Spirito Santo che dice la verità su di te, che ti ricrea per quello che tu sei, a immagine e somiglianza di Dio, perché è l'unica parola di verità dalla quale non possiamo scappare e che ci mette nella pace e che ha il potere di compiere noi quello che annuncia, è la parola di Cristo, che ha il potere di fare di noi una sua immagine, di fare di noi un altro Cristo, di dare a noi lo Spirito Santo che muove la carne di Cristo, il sangue di Cristo in noi per vivere come Lui, per vivere la sua vita, che è l'unica felicità, amare, perdonare. L'unica verità, l'unica possibilità di felicità di una madre è amare il figlio così com'è, è amare il suo marito così com'è, è amare la moglie così com'è, è dare la vita. Per questo non c'è altra parola di verità, perché nessuno nel mondo ti dirà di perdere la vita, di amare e perdonare all'infinito. Questo lo può fare solo Cristo, che te lo dice, te lo annuncia e lo compie in te.